Allora, buonasera a tutti e benvenuto a questo Zatan caldo Zodankai. e non per di passione, ma proprio caldo, che ora la nostra Tani ci lancia il sasso e poi nasconde lo stagno. Comunque, lascio la <ride> prego, Tani fatto io? Ok allora il titolo l'incipit di stasera dal quale partiamo è assumersi le responsabilità di essere felici e mi è venuto in mente partendo da una vabbè c'erano già delle cose che si stavano muovendo però Cristina lunedì ha messo un un incoraggiamento sul gruppo appunto degli incoraggiamenti dove parlava appunto del, del, della responsabilità che ognuno di noi ha nel scegliere di essere felice, nell'assumersi la responsabilità. Un po' e questa sollecitazione mi è venuto in mente questa, fatto questo collegamento. Generalmente quando si parla di buddismo si parte sempre dal fatto che eh, dobbiamo... Contrastare le difficoltà, i momenti di sofferenza, le, le malattie, le, le situazioni, diciamo così, quelle, quelle più spiacevoli. Usiamo quelle situazioni spiacevoli per trasformarle in, 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 in qualcosa che trasformarle per risolvere. Per, eh, e, e invece a me, mi è venuto in mente che quando siamo felici ci dimentichiamo spesso no? di eh, sostenere eh, il nostro stato di fale e di, di non adagiarsi sugli allori ormai conquistati e quindi diciamo così, molliamo il mordente che ci spinge. Riparto da capo. Ho trovato un goscio di Nishinen che dice... Questo a sostegno di quello che ho cercato di dire fino ad ora: quando questo mondo ti fa tribolare, recita a in Ghecchio, ricordando che se le sofferenze in questa vita sono penose, quelle nella prossima vita possono essere molto peggiori. Quando sei felice, recita a Namiocore in Ghecchio ricordando che la, felicità, che la felicità in questa vita non è che un sogno dentro un sogno e che la vera felicità è quella che si trova nella pura terra del picco dell'Aquila. Qualche tempo fa si è fatto un video in cui si è parlato di felicità e abbiamo, siamo andati a vedere il significato da dove deriva la parola felicità, dal latino, da Felo, che vuol dire allattare. La felicità quindi vuol dire che... Deve essere qualcosa che deve essere nutrito e nel nutrire la felicità, chi allatta e chi è allattato comunque eh, ha dei momenti di vero e proprio godimento, di gioia, di, di appagamento e eh, sperimenta il benessere assoluto, cosa che non risperimenteremo probabilmente più nella nostra vita se non in quel momento lì in cui eravamo assolutamente inconsapevoli e fortemente collegati con. La vibrazione universale, no? Perché abbiamo le fontanelle aperte in quel momento, siamo molto piccoli, e quindi eh, nell'inconsapevolezza l'unica azione che ci crea gioia è proprio quella di essere: eh, de, dell'allattamento, che sia artificiale sia naturale, ora andiamo proprio, non andiamo proprio sul sottile. Quindi è proprio questo, no? Aver cura, come se noi avessimo cura della nostra felicità, come, abbiamo, come potremmo aver cura di un bambino piccolo, di un neonato che smuove a tutti qualche qualcosa, qualche sentimento potente e eh, è bello. Tutti noi sorridiamo quando vediamo un bambino piccolo in carrozzina o eh, vediamo, insomma... Una, una mamma che ha un bambino, insomma, questa è una cosa che ci, che ci commuove. E nel nutrire la nostra felicità, nel colcolarla, nel cercare di comunque sostenerla, non è che non tiriamo fuori le stesse doti e le stesse determinazioni, lo stesso coraggio, la stessa saggezza che determiniamo, che tiriamo fuori e a quale, alla quale facciamo eh, proprio appello. Eh, quando stiamo affrontando delle situazioni negative o, o comunque che ci fanno soffrire, che ci creano comunque delle, delle difficoltà. Questo è un pochino il concetto che volevo esprimere e un obiettivo che io stessa mi sto dando di comunque prendermi cura di tutti i momenti di benessere di felicità e di non adagiarmi nel momento in cui penso di stare abbastanza bene oppure penso di aver raggiunto un obiettivo o comunque penso di essere in una situazione in cui posso anche prendermela un pochino più comoda perché ho raggiunto quello che volevo raggiungere niente è appunto mai definitivo e va sempre curato questo è un pochino il succo allora, io forse non l'avevo mica capito l'argomento di stasera. Allora io l'avevo puntata su un altro discorso a eh, questo meeting. Eh, io pensavo di partire con una rivelazione: dicendo, ma se io vi dicessi che la nostra felicità o infelicità è dovuta a un mancato upgrade che non è stato fatto al genere umano. Che mi rispondereste? <ride> allora, intanto, anch'io, come ha fatto la Dani, provo a dare una definizione di felicità. Io l'ho eh, ripescata da un autore, quindi non è mia la frase, eh? Eh, però mi piaceva molto. Cos'è la felicità? Due punti. La felicità è la mancanza... Di ogni mancanza. E ora entro in merito a questa frase qui. Che, fra l'altro, se ci si pensa, se ci pensiamo bene a questa frase qui, era anche un po' il sistema eh, con cui nacque il buddismo. Cioè, il, il primo, la prima forma di buddismo, quella ascetica, era riferita a questa frase qui, cioè, se io non manco, cioè se io non ho desideri, se non ho eh, cose che mi interessano, se riesco a eliminare questi interessi dalla mia vita, non manco di queste cose qui, non mi interessano, però ci portano verso una vita appunto ascetica, che è esattamente diametralmente opposto a quello che si sta cercando di raggiungere noi ora. Però l'inizio, l'incipit, era lo stesso. Allora, intanto facciamo... La classica divisione, giusto per, dar, lo faccio per darmi un tono: la classica divisione fra i due tipi di felicità che è importante, che sono la felicità transitoria, cos'è? Il raggiungimento di un obiettivo, riuscire a possedere qualcosa di nuovo, cose che ci rendano felici, però tutte cose che generalmente sono esterne a noi o comunque che ci danno una gioia, una felicità temporanea e noi non miriamo a questo, anche se poi in definitiva non è del tutto vero, ma lo vediamo successivamente. Non miriamo a quella che è la felicità assoluta, che ora non dico che sia la felicità eterna, ma insomma semi-permanente, duratura, un po' sì, che è quella felicità che eh, ci porta a quello alla riflessione di chi sono. La mia crescita personale interiore, le mie esperienze. Il coltivare questo ci porta a una felicità che non è transitoria. Quindi, domando ora: perché in un mondo dove la mancanza di ogni mancanza è veramente risicata a oggi? Essere infelici forse è più facile che essere felici rispetto a qualche generazione fa. Sembrerebbe un controsenso. Per spiegare dove voglio arrivare, e poi appunto parlo incredibile, ma parlo anche di buddismo, partiamo dall'inizio dei tempi, dall'uomo primitivo. Allora, qual era la felicità dell'uomo primitivo? L'acquisire risorse. Perché al, a quell'epoca lì la cosa importante era riuscire a tenere dei pezzi di terra, acqua, torrenti, fiumi, magari creare utensili. Cibo perché è vero sì che il cibo scarseggiava, ma non era l'unico problema il fatto che scarseggiasse il cibo perché magari ti ammazzavi anche eh, il cervo. Ammazzavi il cervo e ci potevi campare con un cervo 15 giorni, ma l'uomo primitivo difficilmente avrà detto, intanto io mi taglio questo cosciotto di cervo, lo metto in forno, poi il resto lo metto in frigo. Mancavano un po' queste cose, quindi tutto quello che avveniva a quell'epoca lì avveniva in un momento estemporaneo. Cioè, quindi quello che magari cacciavi oggi, domani, non era più buono a seconda di quello che cacciavi. Quindi la felicità questo uomo primitivo diventava riuscire ad accumulare chiamiamolo un surplus un qualcosa che gli permettesse di vivere nonostante tutti i casini che c'erano perché fra l'altro ehm, non era solamente il problema di trovare la bestia e ammazzarla probabilmente se trovavi una bestia nella prateria, non eri l'unico che la volevi ammazzare e magari è anche possibile che ehm, andavi a cercare il pranzo a giro e diventavi te il pranzo di qualcuno. Quindi per l'uomo primitivo, ripeto, la felicità era riuscire a trovare queste eh, materie prime, queste risorse. Per l'evoluzione, se non si pensa all'evoluzione che c'è stata ehm, anche fisica, darwiniana, Uh, negli animali che si sono mutati fisicamente per riuscire ad adattarsi ad un ambiente, si parla di, spesso di milioni di anni. Cioè, per fare un passo, l'evoluzione ci mette un sacco di tempo. Quindi, se non si pensa che l'uomo primitivo, ora, il primo, mh, mh, mi pare eh, vado a mente, ma il primo uomo sapiens si parla di 100.000 anni fa, 130.000 anni fa, cioè roba così. Uh, sì, più o meno. Cioè, però anche andando molto prima o molto più vicino a noi, diciamo 50.000 anni fa, cioè 50.000 anni per un periodo evolutivo è, è nulla. E in questo periodo evolutivo, per l'uomo, tutto è rimasto più o meno uguale. Cioè, a livello uh, cognitivo, dico una parola più facile perché se no, Carisco non capisce. Per il nostro cervello, quelli che sono i bisogni che aveva allora l'uomo sono rimasti gli stessi, solo che è cambiata completamente la società e l'ambiente in cui viviamo, che è una cosa fondamentale perché, allora, a dimostrazione di questo, la dimostrazione è facile, perché se noi si dovesse andare in Africa e si guarda quelle persone che muoiano di fame o che non hanno niente, per loro i problemi sono gli stessi che aveva l'uomo primitivo. Cioè è difficile pensare che eh, Africa, come in tanti altri posti, eh? non è che volevo dire un posto per essere razzista, è difficile pensare che l'africano si sente mancante e, e per mancante mi, ri, mi riallaccio alla frase iniziale, la mancanza di ogni mancanza perché eh, la moquette o le tapparelle non si intonano al resto del colore della capanna. cioè lì cercano roba da mangiare, il resto gliene frega nulla, quindi esattamente come l'uomo primitivo. Quindi ehm, cioè, ci deve essere chiaro, secondo me, che determinate richieste che facciamo a noi stessi per renderne felici Nascano da qualcosa che ci portiamo dentro storicamente, proprio a livello genetico. Però quasi ci ostacolano a raggiungere la felicità, nonostante si sia in un periodo di benessere. Perché tutto questo benessere provoca, chiamiamolo, rumore. Cioè, il rumore è il contrario della scarsità. Direi a sua fazione, ma ti spiego perché ho detto rumore: perché eh, quando te sei in un regime di scarsità e quindi ci fosse qualcosa bene, tutti quei segnali che ti vengono dall'esterno, quei pochi segnali, per quel poco di roba, sono sempre chiarissimi. Cioè, che hai esattamente cognizione di quello che vuoi fare dove. Dare, cosa ti costerà arrivarci eh, sei chiara. chiara ora chiara ho detto perché stavo parlando con Sandra sei comunque mentalmente chiaro sai quali sono i tuoi bisogni e sai come cercare di raggiungerti magari potrei fallire e in quel caso il fallimento vuol dire ci potresti anche lasciare le penne però li capisci nel benessere invece la nostra crescita interiore è difficile. Cioè, riusciamo a farla solamente se stiamo con le antenne dritte e particolarmente attenti ai traguardi che raggiungiamo. Cioè, dobbiamo dargli proprio importanza. E ricordo l'argomento della felicità no hai ragione il percorso per ottenere quello ti dico ragione perché mentre si parlava ho preso degli appunti e... e mi trovo abbastanza attivo di... il percorso per ottenere quello che okay? il percorso potrebbe rendere felice o assaporare la, veli... la felicità nei vari stadi scusami eh, Però, dato... so. perfetto benissimo anche perché mi riporti al filo di quello che volevo dire eh, non solo eh, assaporarlo perché se eh, noi ci, mh, ci buttiamo verso qualcosa che è fra virgolette un qualcosa che se lo raggiungiamo bene se non lo raggiungiamo ci può essere un piano b ci può essere un piano non rischiamo la vita a non raggiungerlo ci possono essere altre strade anche il fatto a parte che poi ce la raccontiamo magari anche dicendoci, eh, vabbè, chi se ne frega, per me non era importante, perché tanto forse volevo fare altre cose, mentre invece in mancanza di... di, 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 di eh, quello che serve, questo non lo diresti mai, perché ci daresti l'anima, e quindi in quel caso, anche se non arrivi a prendere eh, le, 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 quello che ti interessa, i, i, la risorsa, chiamiamolo così, l'ho chiamato così, sicuramente tutto il percorso, come dicevi te, ti avrebbe insegnato qualcosa. In questo caso, siccome stiamo bene, forse qualcosa non te la insegna, perché sottovaluti sempre tutto, cioè. E se non è quello sarà qualche altra cosa eh, probabilmente se la raggiungi non ti soddisfa troppo comunque ti soddisfa sì ma per cinque minuti poi penserai alla cosa successiva perché ce n'è tanta roba da poter raggiungere questo secondo me finalmente ci sono la cosa importante invece del buddismo cioè il buddismo ci insegna a colmare questo gap chiamiamolo per cui il nostro cervello lavora in un tempo diverso, quindi in un tempo antico rispetto a quello che è la realtà di oggi. E quindi per raggiungere la felicità, che pensavo fosse l'argomento che aveva proposto la Dani, la felicità oggi non la raggiungiamo più o comunque non, non, non solo. Guardando fuori di noi, desiderando qualcosa che guardiamo, e in qualche modo riuscendo a, a riuscire ad arrivare a prenderla o a farla nostra. Per arrivarci, il buddismo ci insegna di fare esattamente l'opposto, cioè quegli stessi occhi che guardano verso l'esterno dovremmo girarli e guardare verso di noi. Perché il tesoro, la felicità, ce l'abbiamo noi dentro. Questo non vuol dire. Che non dobbiamo desiderare cose materiali che eh, ci deve essere in senso di colpa se qualcuno pratica perché vorrebbe la macchina meglio, un miglior posto di lavoro. Eh, no, è, è normalissimo proprio per da dove veniamo, è quello che ci è stato tramandato nei geni da secoli. Quindi è normale che noi si abbia questo atteggiamento, l'importante la differenza grossa, la differenza sostanziale è che qualsiasi sia il nostro obiettivo, e quindi sia un obiettivo di crescita interiore o un obiettivo materiale da raggiungere, durante tutto il tragitto che noi faremo per arrivarci dobbiamo sempre cercare di creare valore. Questo è fondamentale. Eh, que questo spetta, eh, perché me lo mi sono scritto il nome perché se no non lo sarei mai ricordato. Un autore scrisse: eh, Victor Frankl, credo si pronunci, ha detto: L'infelicità ad oggi sta nell'incapacità di dare significato alle nostre esperienze. Secondo me questa è l'anima del buddismo che stiamo praticando noi oggi che è quella che in tre parole hai riassunto te Sandra cioè va benissimo arrivare da un punto A a un punto B per eh, goderne del punto B ma l'importante è non perdersi niente del viaggio perché è il viaggio che poi ci fa crescere e non ha importanza a questo punto, veramente, a differenza di quello che ho detto fino a un minuto fa, non ha importanza se te il punto B lo tocchi, lo arrivi. Perché comunque allora veramente viene fuori quella famosa frase che dice nel buddismo non si perde mai, o vinco o cresco, o raggiungo il mio obiettivo, o ho avuto comunque un'esperienza tale, quindi... Rileggo la frase di prima: l'infelicità è ci vedo. L'infelicità sta nell'incapacità di dare significato alle proprie esperienze. Vuol dire che anche se non arrivi al, al punto B che dicevo, hai fatto comunque un'esperienza e gli dai importanza, gli dai peso, te la godi, te la fai tua e ti cambia. Secondo me, quello che ci insegna il buddismo importante, è questo dicevo la felicità è di oggigiorno delle volte ti porta cioè il punto di vista e anche a, a fare almeno di certe di certe cose materiali parlo e, cioè per esempio mh, logicamente mh, una persona Normale, come la persona, diciamo, dall'inizio de della vita ha bisogno del cibo, del bere, del mangiare. Noi magari possiamo fare anche a meno di certe cose, per esempio l'abitudine di andare la mattina a fare colazione al bar. Magari vedo più l'abitudine di fare un dialogo con una persona, che magari la eviti quella persona, per non farci un dialogo. Quello magari può essere mh, cioè, un confrontarsi, però sì, magari non è... Per me è una felicità perché ho dato magari un, una mano, un coraggio, lui ha dato un coraggio a me nel, nel parlare in un dialogo. E... Cioè, mh, certe volte una cosa positiva anche su un atteggiamento magari che più su una necessità in più che magari può fare anche se può fare anche a meno però Paolo pe permettimi una domanda sì. per te è fare una cosa al posto dell'altra e la felicità non è farle entrambe io posso prendere il caffè e parlare a una persona. No, io non ho detto che non devi prendere il caffè. Ho detto che magari non è il necessario, può essere felice. La cosa in più la vedo perché fumi adesso? Se sei senza sigarette, fai? Muovi, non sei felice? Ma no. è, è, è questo che dicevo, perché per eh. te la felicità deve essere vincolata a qualcosa che escludi? Io ho detto a colazione tutte le mattine, la puoi fare anche un giorno sì, un giorno no, una sì, due no. Ecco, quello magari lo vedo come sì, essere felici, parlare con una persona, però la vedo quella cosa in più come un vizio. Magari sì, ti può dare quella felicità di avere un rapporto con una persona. Però questa persona può trovare anche un so, posto di lavoro al in... supermercato? Sì, non lo nego. Io ci vado una volta al giorno vado a prendere il caffè, magari non al solito orario. Quindi o trovo una persona o trovo un'altra e posso interagire con una persona e con un'altra e posso avere eh, dei dialoghi. Posso confrontare o meno, o oh, un saluto okay, che mi dà felicità o felicità a secondo del rapporto che ho con la persona davanti, magari, so mh, se è uno stato, per il momento che quella persona sta male, o quella persona dà un incoraggiamento a me perché magari eh, non mi sento bene o viceversa, ecco, perché volevo dire anche, no magari eh, Oggi giorno tutti siamo tecnologici, no? Hai provato a fare due o tre giorni senza tecnologia nulla, cosa mi succede? Ma avete provato? Manca qualcosa, però non devi dire che sei infelice perché ormai il cervello hai un input che però non devi dire che a quell'ora devo chiamare quella, che a quell'ora mi chiamo quell'altro, no, cioè. Io la penso così, la vedo così, poi sbaglierò, eh, ma ho provato io tre giorni a casa senza o se esco, logicamente non vado a prendere caffè, o, o esco solamente per... per fare una girata, magari trovo una persona, qualcuno interagisco con quella persona, però ecco un po' a vedere se mi ha chiamato qualcuno il cellulare perché io il cellulare dietro difficile che lo porti, lo vedete anche voi quando mi chiamate e vi rispondo sempre dopo un tot di tempo. E, e logicamente il primo giorno l'ho vista un po' dura nel senso anche telefono di casa così. Il terzo giorno era già cambiato qualcosa. Ora poi sarà allora, parlo, parlo di telefono ma come un'altra cosa leggo il giornale o cioè la televisione quella no che ho provato Vabbè. però fondamentalmente la domanda è questa esperienza ti porta a essere più contento o più scontento hai fatto una crescita interiore o ti sei sentito mancante di mancante, mancante di il primo giorno il terzo no forse perché io sono cresciuto che non avevo queste cose forse io 40 anni fa queste cose non le avevo ma non è che non avendole ora perché le ho sono felice no mi sono come riportato a un certo mondo che bastava proprio la polvere del pallone che si alzava nel cortile, che eri contento per modo di dire. Io ho no. la corsa di vedere un, un ragazzo di 20 anni, 15 anni così che correva nel cortile, ed ero contento, o tornare a casa dopo 3-4 chilometri a piedi a, da scuola ero contento cioè capito tu me ma Paola molto... hai fatto la differenza tra abitudine assuefazione dipendenza l hai detto io ho provato a togliermi la dipendenza dal cellulare lo lascio a casa evito di fare le stesse cose che normalmente da un po di tempo facevo no? andare a prendere il caffè tutti i giorni per, per non ci vado No, per me il cellulare non è una dipendenza. C'è uno psicologo clinico inglese che si è occupato dei, dei, dei soldati che, che, venivano, che avevano un problema grave che erano stati feriti in guerra e lui formulò la sua idea di felicità e la chiamò benessere e mh, questo è un presupposto della, di tutte le sue teorie che ha poi elaborato in seguito, e diceva che il benessere presuppone l'assenza di bisogno e l'assenza di desiderio. Quindi, quando tutti i tuoi desideri e tutti i suoi bisogni sono soddisfatti e non ce ne sono altri, in quel momento lì la persona sperimenta il vero benessere, l'assoluto benessere, che è molto vicino al concetto che diceva prima Maurizio rispetto al la felicità assoluta no? Vicina come eh, tipo di in, come si intende la, la felicità quindi va bene se non abbiamo bisogno e non abbiamo desideri perché sono tutti già stati soddisfatti siamo stia, possiamo stare bene effettivamente è anche, anche questa una forma di, di felicità eh? forse però non ci basta semplicemente no? Perché poi ci mettiamo i, i, i desideri accrescono non diminuiscono no? si va sempre in aggiunta piuttosto che in sottrazione questo abbiamo imparato da quando ci si, da quello diceva prima maurizio da quando milioni di anni fa è arrivato sulla terra l'uomo si è evoluto ci aveva dei problemi che oggi magari non ci sono più quei problemi no e quindi ha però ha, ha raggiunto il benessere e ha creato nuovi bisogni e nuovi desideri. Ora c'è il pieno. congelatore pieno. Eh, ora c'è il congelatore pieno. Chi ce <ride> l'ha? Volevo dire che eh, sono d'accordo col discorso della, de, della scarsità che faceva Maurizio. No? Che comunque eh, tutta questa um, mancanza di scarsità è comunque un'interferenza per andare poi a capire. Più profondamente quali sono le cose che ci rendono felici, no? Quindi tutto questo brusio, questo rumore intorno rende tutto sempre molto complicato rispetto a quello per cui siamo programmati, è vero? Eh, detto ciò, eh, io avevo inteso ancora con un altro taglio il meeting della Daniela, cioè quando Daniela ha parlato dell'argomento avevo preso un altro taglio ancora del meeting, quindi concordo sul discorso di scarsità, anche se è anche vero che oggi è difficile andare, certo ci possiamo provare ogni tanto, eh... per me è stato sfidante e anche interessante no? capire come reagivo nella scarsità di tutto questo brusio e di questo rumore. È anche vero che mh, farlo quotidianamente, cioè mettersi in scarsità quotidianamente per andare a ricercare eh, questo, è mh, diciamo quantomeno complicato nella quotidianità di tutti i giorni. Il taglio però che avevo capito io del meeting era un altro: cioè, in tutto questo brusio, in tutto questo rumore, quanto ci può essere utile la nostra pratica? Per andare a cercare quella che per noi personalmente è la felicità. E qui è molto anche vicino all'attribuzione di significato no? di cui si parlava prima, perché poi la felicità, alla fine, da un punto di vista chimico, è uguale per tutti, e eh, sono quegli ormoni lì che ci fanno sentire bene. E eh, bisogna capire in ognuno di noi quale esperienza sviluppa quella roba lì. E, e mi sono chiesta riguardo la pratica quanto fino ad oggi la mia pratica sia stata in resistenza e quanto invece la mia pratica sia stata nella ricerca di questa felicità e lì mi sono domandata se io davvero l'ho usata questo potenziale di questa pratica fino in fondo perché eh, Nichiren anche nel goscio che ci ha detto la Daniela cioè lo, eh, ci parla tante volte di questa felicità, ma ci invita a recitare allo stesso modo questo daimoku sia nelle, nelle sofferenze, nelle tribolazioni che nella felicità. E io mi sono detta, ma in questi anni che pratico, quanto davvero l'ho usato questo daimoku per resistere a momenti che stavo male oppure superare momenti difficili e quanto invece io l'ho concentrato sull'essere sul, felice? E mi son, ho visto che la bilancia era parecchio spostata, e quindi in qualche modo, anziché aggiungere felicità, la mia, la mia attenzione, cioè l'utilizzo che ho fatto della pratica è sempre stata per togliere sofferenza, per togliere quello che mi faceva star male, per superare quello che non, non, di negativo volevo levare dalla mia vita, piuttosto che su quello di positivo che io volevo aggiungere. E eh, facendo questa riflessione ho pensato che forse davvero l'ho utilizzata come, come se avessi un Ferrari e l'avessi portato solo in terza alla fine, non l'avessi mai tirata fino in un quinta, o un sesta. Non so quante marce c'ha un Ferrari, anche la settima. Gregorio dice anche la settima. Io onestamente non ci sono mai montata su Ferrari, cicletta, quindi non lo so. Detto questo, mi ha fatto fare una riflessione importante perché poi alla fine ehm, la. Capire questa felicità nella mia vita, a capire dove si trovava. E forse l'esercizio che da domani vorrò fare di più con la pratica è di ehm, allenarmi con il daimoku a sentire ogni piccolo momento di felicità che io sento dalla mattina quando mi sveglio e alla sera quando vado a letto, cercando veramente con il daimoku di viverlo tanto intensamente e amplificandolo anche per sentirlo davvero nella mia vita e, e, e se questo davvero funziona cioè l'amplificare la parte buona che ti tira fuori il daimoku forse davvero questo sforzo che io ho fatto per togliere il negativo fino a oggi a, automaticamente forse diminuirà perché quando vai a amplificare qualcosa che ti fa star bene che ti rende felice è come se in qualche modo le altre cose ci dovessi mettere meno sforzo per sentirle meno perché la, la tua attenzione la sua, la, sua, la, sua, la, la sua concentrazione va da quella parte lì e quindi è, questo era il taglio che avevo capito del meeting forse era sbagliato però mi ha fatto fare comunque una riflessione nuova sulla pratica che non avevo che non avevo mai fatto ecco. ma io sono abbastanza confusa <ride> nel senso um... Per me il concetto di felicità è davvero uno dei più complicati. Quello che diceva Paolo mi ricorda tanto l'adattamento dell'essere umano. In realtà, se noi siamo costretti alla mancanza, nella mancanza resistiamo. Il problema perché è quando eh, non ci costringiamo nella mancanza di qualcosa, non ne siamo costretti da eventi straordinari, come quello che essere, aver fatto in Aria, da, con, da, da concezioni, cioè da eventi esterni. Noi siamo esseri estremamente adattabili alla felicità quanto all'infelicità. La differenza nel, nel buddismo la fa proprio, e in questo sono d'accordo con i, tutti e due i tagli, perché in realtà sono diversi, ma poi il punto torna alla base. Daniela parlava di responsabilità nell'essere felici e Maurizio parlava di, della visione d'interno, di, di cioè di rivolgere lo sguardo all'interno di sé per essere felici. Allora, togliersi tutto dall'esterno e quindi arrivare a una mancanza di desideri e di obiettivi non fa parte dell'essere umano, perché l'essere umano per sua natura è evolutivo, quindi si porrà sempre un obiettivo e un'evoluzione superiore a se stesso. Nell'epoca antica era l'alimentazione, la sopravvivenza, oggi la spiritualità, la cultura, la, la, il dio denaro per alcuni, no, non probabilmente per chi guarda all'interno, perché se fosse così avremmo un mondo di persone che sono particolarmente felici quelle che hanno tutto apparentemente, quindi quelle che hanno strutture, strumenti, ehm, obiettivi raggiunti, è che se rivolge lo sguardo all'interno, come mai alla fine l'essere umano più ha? E non, infatti questo è il concetto secondo me e, e che condivido pienamente nel, nella considerazione della mancanza o no. Non è la mancanza o la presenza di qualcosa che ti fa felice. Perché Paolo tu dicevi il telefono, può essere dipendente o non dipendente da un telefono. Il problema è perché in un dialogo esterno con la persona tu ti senti felice e non tu, nel senso tu e non ti senti felice a prescindere da quel dialogo? È questo che il buddismo fa, scardina, scopre, spoglia completamente secondo me la persona dalle sovrastrutture, di quello che si era convinta ad essere e in cui aveva creduto di essere felice. Perché la felicità effimera, quella transitoria è molto molto però manipolatoria, perché nel momento in cui tu tu ti poni un obiettivo. Ad esempio, io voglio fare questo step nel lavoro, lo raggiungi, in quel momento ti senti felice. E come? Il pro problema. La differenza è che se togli quell'aspetto e se vai un po' più avanti, ti sei dimenticato nel momento in cui hai raggiunto tutto il processo che ti ha portato ad arrivare lì perché ti ricordi il risultato. Io quando penso al buddismo penso proprio a questo, cioè non è un adattamento alla vita. È proprio una visione diversa della vita. Quindi non c'entra più se io ho o non ho. Perché anche se non ho, quel non ho, in chiave buddista, prende una concezione completamente diversa. Ho avuto? Pensiamo, non so, ad un... Adesso no, non mi viene un esempio chiaro, però il concetto di rumore mi è, abbastanza, mi è abbastanza risuonato. Io sono nel rumore totale. E nella civiltà di oggi si vive di eh, perenne movimento. Di cosa da fare, di cosa da fare, di cosa da fare? Chi sta fermo? Nessuno, quasi nessuno. Lo star fermo è quasi sinonimo di apatia, passività, disinteresse, eccetera, eccetera, eccetera. Se io immagino questa roba qui, e quindi mi immagino che mi tolgano una cosa a cui ho lavorato tanto per, per arrivare. Ma io quella cosa l'ho avuta, ho lottato, mi sono trasformata, sono cresciuta per arrivarci. È proprio quello la lettura diversa del buddismo: non l'ho persa. L'ho avuta e nel processo di passaggio in quel famoso cammino che mi ha portato lì, io sono cambiata. E non c'è niente che possa fermare l'uomo nel cambiare, perché insito nel DNA dell'essere umano, quello di evolvere, solo che ci sono varie evoluzioni. Quella del buddismo è un'evoluzione spirituale. E l'evoluzione spirituale è la più difficile. Perché scardina, scosta, è un terremoto. È come se fossimo sottoposti in qualche modo a uno tsunami che ti dice: Ah, ciao Cristina! Tu fino a qualche anno fa pensavi che essere, le saper leggere un libro in un'ora, eh, ripeterlo perfettamente, ti rendesse felice? Ok, e allora come mai ti trovi da solo in una stanza a piangere perché non hai preso 30 lode? Faccio un esempio, eh? Stupido, però è questo, esattamente questo. E soprattutto c'è una cosa che mi colpisce tantissimo, della felicità, che richiama tantissimo il buddismo per me: la felicità non è possibile. Cioè, non è possibile per l'essere umano se non nel presente, ed è la cosa che io, ma in genere tutti, non sappiamo fare. Perché siamo sempre proiettati al. Da ma anche questo meccanismo di ah, non mi viene il termine, non so se sovraccarico, chiamarlo avarizia di, di calma, non so come chiamarlo, ma siamo sempre avanti nel, nel processo di raggiungimento. Ed è, ci mettiamo step su step su step, ma non è che l'obiettivo è il raggiungimento di risultato anche questo è spiazzante secondo me. Si rende sempre migliore di prima. Perché se perdiamo la connessione con la nostra origine, con chi siamo, con il nostro sentirci, non so se siamo evoluti. Quindi, che cos'è la felicità per me oggi per me? Per me è la consapevolezza tanto di comprendere quanto non mi sono permessa di esserlo io a prescindere da tutto, cioè Tutte le... Io sono un Buddha, sì. Ho dentro di me tutte le infinite potenzialità per essere perfettamente dotato e fare ogni cosa, sì. Allora, come mai in tante situazioni di vittoria, o in alcune di non vittoria? Perché fallimento mh, non esiste, secondo me. Se non vinci, sono d'accordo, impari e cresci. Io me lo sono impedito. Io, a me è questa la cosa che ehm, del buddismo mi lascia sempre di più il proprio il. L'arrovelamento, cioè è proprio questo perché davvero? Altrimenti, se io finisco, mi laureo, faccio un master, ho finito il master, eh, sono diventata quello che volevo, sono felice? Dipende da me? Sì, può essere, può essere anche di no. Ho la persona che voglio, sono felice? Sì, può essere anche di no perché tutto esterno. Puoi perdere quella persona, puoi perdere quel lavoro, puoi perdere è il dentro, il buddismo è una rivolta completa, cioè ti gira all'interno e ti dice ok, adesso rifletti su di te, come mai in questa situazione tu preferisci la dimensione della sofferenza che è quella della felicità? Perché Magado è una società di benessere, dove sì, bene o male, può... non tutti, io parlo della nostra società, hanno tanto, tutto questo avere tanto non è bastato, ma perché? È proprio secondo me insito nel fatto che facciamo fatica a rimanere qui ed ora, perché se adesso a voi chiedessi siete felici adesso, c'è cioè, chi mi risponderebbe di sì e chi mi risponderebbe di no, però di fatto magari tutti, intanto che ascoltate parlare a me, siete con la testa o avanti o indietro o a pensare a quello che dovete dire dopo, a pensare a come non so a cosa dire a me adesso, ma di fatto il fatto di essere qua in questo momento che può essere un grande atto di gratitudine, di felicità, ce lo perdiamo. Io l'ho fatto tante volte. E ad oggi, eh, l'ho fatto anche ieri, un meeting che era completamente diverso. Parlava di un altro argomento. Ma mi sono resa conto in connessione con me di quante volte il concetto di felicità ci sfugga. Perché bramiamo un'ipotesi e a un concetto che non esiste. La felicità come noi esseri umani, l'abbiamo sempre intesa. Eh, obiettivi, risultati, tante volte? È eh. mm. solo passaggi. Sono passaggi di felicità che conducono a consapevolezza. Quindi la cosa più difficile, che è quella che diceva Daniela, è essere responsabile della propria felicità. Perché lì non c'è più, più niente che, che tenga. Cioè non c'è più esterno, non c'è più... Ci sei solo tu. E per me, lo dico con totale sincerità e umiltà, è una bella, mh, gatta, cioè una bella mh, cosa da sbazzare. Cioè non è, non è così... È, non è così semplice proprio, eh, responsabilità di essere felice vuol dire anche poter far del male agli altri, cioè non volontariamente, però può succedere, i cambiamenti passano per loro definizione dagli slacciamenti, no? da quello che diceva Paolo, quello che raccontavi tu sono tutti attaccamenti, dipendenze, La le considerazioni familiari le chiamano acque, quelle che passano da generazione a generazione, noi siamo frutti di queste acque. Non siamo soltanto noi in questo mondo, veniamo con tutto il nostro bagaglio che viene da prima, e quindi in qualche modo è molto un discorso filosofico quello della felicità, e forse anche a volte non toccabile. Eppure ce la facciamo, quando Ilaria dice mi metterò a praticare sentendo la felicità in ogni singolo istante che la provo, è molto bello, ma perché dobbiamo sempre essere sforzati a riconoscerla? Cioè, questa è la domanda che mi faccio io, ma perché cavolo c'è cioè, di essere sempre qualcosa che ci sforza di riconoscere che siamo felici? Perché da soli? Perché cavolo non ci rendiamo conto di esserlo? E questa è la domanda che mi faccio io tantissime volte. Perché se mi paragono a chi su una sede a rotella, lo dico cavolo le gambe. Se a chi mi paragono a chi non mangia, dico cavolo mangio. Se mi paragono a chi, per, ma perché? Ma non mi basterebbe essere vivo, respirare, amare, eh, provare eh, tutta una serie di cose per essere felice? No. E questo lo dico con, con trasporto, perché mi fa anche volare a, a me, eh, su di me mi fa incavolare, mi fa provare un senso di, ehm, di continuo, eh, bramosia di spiegare una cosa che non è spiegabile, dovrebbe essere naturale. E invece il rumore, e tante volte il nostro rumore interiore, perché non c'è solo quello esteriore, ci discosta completamente dall'ascoltare che dovremmo essere davvero grati tante volte di tante cose. E il buddismo ci insegna quello, ci dice, prova a pensarti libera da ogni cosa. Prova a pensarti davvero capace di essere potenzialmente il protagonista della tua vita e il padrone della tua felicità. E allora diventi responsabile della tua felicità, che non è semplice, però non so neanche se mi sono spiegata perché è davvero una, un discorso gigantesco. Però mi fa, mi, a volte mi fa addirittura arrabbiare a me questa roba su di me, se non so, mi parlo di voi, su di me. Perché mi capolisco e dico, ma porca miseria Cristina, ti sei alzata stamattina? Sì. Che ho bevuto il caffè a caso che l'ho bevuto al bar, che se ne frega. Ma, sono ma perché devo continuamente sforzarmi di raggiungere un obiettivo più elevato o uno sviluppo più elevato per esserlo? Ma non è abbastanza quella che sono? E questa è una domanda che mi faccio dopo tanti anni. Perché non c'è il limite a quello che vorresti essere, c'è cioè sempre un esatto. conto. Sì, sì. Cioè, eh, e non ci misuriamo mai se non quando siamo in depressione con quelli che stanno peggio di noi ma ti dirò di più sulla scia de, de, di quello che dicevi te che se ho capito bene concordo, se hai detto l'opposto sono in disaccordo la nostra felicità a volte dipende anche proprio dal dolore dall'infelicità che diamo agli altri in determinate misure però può essere così cioè il genitore che sgrida il figlio il figlio in quel momento in cui è sgridato è infelice e triste sta soffrendo però serve per una crescita. Eh, la coppia dove uno manda a spiegare l'altro perché rappresenta la sua infelicità, anche se in quel momento lo distrugge l'altra persona, non fa testo per la mia felicità, perché devo raggiungere la mia felicità e ce ne sono esempi che si potrebbero fare. Quindi a volte per raggiungere la propria felicità siamo anche costretti. A fare del male agli altri poi c'è modo e modo di farlo certo non è che bisogna necessariamente essere delle ruspe ma è, è, è contemplabile quindi per quello dicevi te è difficile se ti svegli la mattina e dici ah cavolo anche oggi sono viva c ho tutto sì le gambe le braccia mi muovo mi rizzo in piedi sì la schiena funziona dove sono felice no, perché ce l'avevi ieri il fatto che te tu ce l'abbia già avuta questa cosa qui non ti rende felice il mantenerla e questo è il problema ma sì, infatti lo so eh, per quello che mi arrabbio a volte so, è ovvio che non è appartenente all'essere umano svegliarsi e dire sono felice perché sono tutto intero ma mi arrabbio nel senso passionale del termine eh? cioè mi provoca eh, movimento perché mi rendo conto che a volte a volte quando si parla di illusioni mi rendo anche conto che l'ambire sempre a qualcosa di più o qualcosa di diverso sia un po' anche il fulcro è, è come il come posso dire non togliere il rumore ma semplicemente utilizzare un rumore diverso e, e mi fa riflettere tutto qua era proprio una serie di riflessioni come se le avessi fatte con la mia coscienza mente a, a, a voce alta a volte me lo chiedo perché fa... davvero tutto il concetto buddista avverte proprio su tutto una parte del concetto buddista avverte proprio su quello che stai dicendo te, cioè che l'essere umano sia spinto a migliorarsi è nella natura delle cose anche perché se no ancora saremo nelle grotte con le clave a, a, a cacciare mammute il problema è che non apprezziamo quello che abbiamo cioè non è che salendo di un gradino siamo più felici, siamo momentaneamente felici rispetto al giorno prima, poi cercheremo ciò che da venire il giorno dopo e ci perdiamo tutto il godimento del fatto che ci siamo, siamo così, siamo sani, bla bla bla, tutta una serie di cose che voglio dire, in, in qualsiasi momento non ci si può rapportare, ma no a, agli egiziani, perché no. allora, storicamente. E eh, l'ho letto da qualche parte anche se ovviamente non mi ricordo dove la classe media di oggi. Sto parlando di Italia, eh, la classe media di oggi è estremamente più agiata di quelli che erano nel 1500-1600 i reali, cioè i re. Cosa vuol dire? Non perché si abbiano più soldi, ma perché si hanno molte più opportunità in, in, in tante cose, cioè nel tempo, nella salute nel, nella tecnologia nel, nelle potenzialità nel, cioè stiamo meglio di loro che erano lì a quel tempo quindi tecnicamente parlando se se avesse una macchina del tempo e si tornasse nel 1600 cavolo, siamo delle divinità noi ma non ci basta mai è giusto che non ci basti mai è importante capire che è giusto che non ci basti mai come prima dicevo deve essere, eh, non ci deve venire i sensi di colpa perché vogliamo altro oltre a quello che abbiamo perché è genetico che sia così per noi un discorso è se per raggiungere altro te ne freghi calpesti tutto ciò che hai davanti eh, non ti interessa delle persone delle cose Basta che tu abbia. E un discorso è, io cerco di avere di più, ma nel arrivare a raggiungerlo il di più, creo qualcosa. Questo è il buddismo. Il buddismo è continuare in ogni momento della tua vita. Non ti dice sii sì, felice in ogni istante, perché se no sarebbero presenti dieci mondi. E dieci mondi ci sono e ce li abbiamo tutti. Ti dice però ogni volta che fai un passo in quel passo che fai genera un qualcosa cerca di sforzarsi nel generarlo se non riesci a farlo per gli altri farlo per te stessa cresci in qualche modo perché fra una settimana quando ripenserai all'azione che hai fatto oggi domani in questo caso tu sia fiera di te stessa che hai fatto un qualcosa di non eccezionale persone normali che fanno qualcosa di eccezionale è questo il concetto non dobbiamo essere supereroi dobbiamo essere noi stessi e si cerca di fare il meglio oh, ho preso la, appunti in qua e in là di quello che ci siamo detti que, quello mi sono un monte di guardate qui quanto scritto a, a me la felicità personalmente no? se la analizzo ha ehm, ah, un momento di apice questa felicità. Cioè, innanzitutto, io vorrei dire che secondo me non è vero che la felicità è l'assenza la, no, di bisogni, è eh? il non avere paura ad avere e raggiungere questi bisogni. Allora, se io non ho paura a raggiungere questi bisogni, forse posso essere felice. no? Però la felicità per me a volte ha dei momenti che ha un apice. Io, per esempio, io ho un problema che voglio risolvere questo problema. Quindi io passo, magari vado anche davanti il gonzone e penso questo problema, questo problema, questo problema. A un certo punto, durante il percorso, che può essere, non so, durante questo percorso, io ho un attimo di illuminazione su come poter fare a una piccola cosa, un attimo, e ho l'apice della felicità. Quindi per me non è che io ho risolto il problema, ho quell'attimo di illuminazione che mi dà l'apice della felicità per quella situazione perché poi al momento che io ho l'illuminazione mi riproietto nel futuro allora io farò questo problema lo eliminerò eccetera quindi cosa mi viene a me mi vengano due cose per me fondamentali che la felicità sta nel presente cioè, Poi lo dice anche con Pupanda: cioè, i bambini quando ricevono un dono sono felici e dono si chiama presente perché l'apice della felicità io l'ho nel momento che ho avuto l'illuminazione, perché io in quel momento sono proprio presente, non sto a pensare al problema che ho avuto, non sto a pensare a come lo risolverò. E poi, detto questo, mh, mi veniva a mente anche che ci sono delle tecniche che io l'ho scoperte facendo daimo Quella per me è una tecnica che mi libera la mente da un passato, da un futuro, da quel problema, dall'altro mi concentra nel presente in modo che io possa avere l'illuminazione, ma Penso che ci sono proprio anche delle tecniche che noi le sappiamo perché siamo stati bambini e abbiamo avuto un percorso. Lo stupirsi è una tecnica che porta felicità. Cioè Io la mattina mi sveglio alle 5 e mezza, alle 6. Uno dice: Ma non potresti dormire? Io sono più felice se, se dormo, però quando apro la finestra e c'è l'aria fresca e vedo il paesaggio e ho lo stupore di quello che vedo, quello è essere presente nello stupore ed essere felice. Chiaramente dice: Ma allora che fai? sei scema, anche perché la vita di tutti i giorni, cioè. Ah, devi andare devi lavorare devi fare degli obiettivi ti capitano momenti però non ti devi dimenticare del presente dello stupore e della tecnica un bambino che piange gli canti la ninna nanna un bambino o, o gli racconti una favola quindi questo quello che si impara nel corso della vita è quello che una tecnica anche di noi buddisti che ci insegna ad essere un po' più concentrati nel momento, bisognerebbe via via rispolverarla. Però voglio aggiungere una cosa, a quello che hai detto Sandra, stamattina ho provato quella roba che hai detto te, perché siccome la sera vengo qua al mare da Gregorio, allora la mattina mi alzo prestissimo e vado a camminare lungo mare o a correre, insomma dipende da come è, com è la mattinata. E, e stamattina c'era una mareggiata gigante, il mare aveva mangiato mezza spiaggia e c'erano queste onde proprio enormi no? e ho pensato, mi sono persa mentre camminavo proprio nella bellezza di questa cosa e ho, in quel momento lì, in quel momento io mi son, per quella mezz'ora, 40 minuti mi sono sentita proprio felice. Felice e fortunata di poter vivere quell'esperienza, di sentire in quel momento quel rumore, di vedere il mare così imponente. E, e hai ragione, sono, sono, mi ha colpito quello che hai detto, perché davvero quella, quelle piccole sensazioni no, che se sei presente sono quelle che poi una giunta a quell'altra fanno. Poi mi chiedevo, Sandra, ma eh, hai qualche altra tecnica da insegnarci? No, hai ma perché se te hai... Lo... No. Io, io non ce l'ho tecnica, anche perché poi c'è sempre un monte di problemi dietro l'altro, infatti a volte mi, 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 mi sento felice o mi sento in uno stato d'animo e fa boh, come faccio a essere così felice con tutti o, o essere insomma così con tutti i problemi che ho? Però se te riesci a stupirti del presente, di quello che vedi... Ma poi affronti meglio tutte le cose. E perché fare daimoku ci aiuta? Perché in quel momento comunque dai siamo nel presente. Si passerà i primi minuti e che o cinque o dieci dipende insomma uno dall'allenamento che ha, ah, che pensa. Ma poi dopo arriva un momento che tu sei nel presente, lì concentrato a dire nam mio re in kyo, nel presente ti pulisci, ti liberi, ti illumini e affronti meglio. Innanzitutto, ehm, sarò banale, sarò scontato, tanto lo so perché il concetto di. come sempre, visto che mi spaventano i, i, diciamo, gli argomenti, i titoli che danno il tuo Preziosa, perché essere le felicità, cioè essere responsabile della felicità, è fantastico. Devo, devo dire che neanche Gigi Marzullo, nei ne suoi anni migliori, poteva formulare meglio una, un argomento simile. Allora, eh, a tutto quello che avete detto voi io ho sempre ripensato che, ed è banale dirlo, che la felicità è nel contesto, nel momento in cui si vive e, per esempio, quando anni, faccio esempi i papali papali, negli anni 80 io bastava che avessi un calippo, il mio ciao e andavo tranquillo, ero felice come un fringuello perché non avevo altri pensieri avevo i miei genitori che stavano bene, avevo le mie sorelle che facevano i cavoli suoi io stavo bene perché avevo i miei amici, avevo le mie compagnie questo è un concetto di felicità che si vive nel momento e si vive in un contesto diverso non avevamo nessun tipo di problema se non la scuola ma la scuola avevamo sempre comunque i compagni di classe eh, in cui si, si poteva farci tante amicizie eccetera eccetera si cresce, si invecchia il concetto di felicità banalmente e comunque ovviamente comincia a cambiare per chi comunque ha più responsabilità c'è un lavoro, c'è la famiglia problemi, salute Eccetera, eccetera. Ehm, io, prima, quando mi sono sempre chiesto: Ma perché, quando ero ragazza a 18 anni, 20 anni, eh, ero felice anche senza il gonzo? Perché ero felice, no? Cioè, poi magari non scoprirai se la felicità è assoluta, o effimera, o è relativa, però ero felice. Ma adesso, invece, il gonzo, la, 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 la diciamo così il fatto di lottare con il gonzo per la. Per scoprire la mia felicità mi dà da pensare, perché eh, ora ho scoperto il fatto che la responsabilità della felicità, che dipende ovviamente solo e esclusivamente da noi, è il fatto che devi, devi anche pensare anche agli altri. Allora, il buddismo è il contatto dell'egoismo, completamente il buddismo vero, il concetto di buddismo è il contatto dell'egoismo perché tu decidi se si dice sempre che la felicità per sé e per gli altri è fondamentale in uno sviluppo nel tuo stato vitale per raggiungere la buddhità quando raggiunge la buddhità sei felice anche per gli altri ok anche se ti fanno dispetto allora eh, io ho scoperto grazie al buddismo a questa pratica e dico che non sono uno che quando recita sto tu guardi davanti al gonzo però quello, quello che ci sto e penso al fatto che ehm, non che ci devo stare, ho bisogno di starci. Allora, eh, forse non è che sono l'unico, tutti voi si ha bisogno più o meno di starci. Però poi, eh, che succede? Quando io poi recito, il famoso mio che apre, eh, comincio a pensare che c'è qualcuno che forse potrebbe essere in difficoltà. Perché a volte sono egoista, eh? Madonna, io so tutti i problemi, ma tanto i miei problemi, eh, Mi conosco, cioè, poi a volte... Si supera o non si supera, però anche gli altri, quando quelli che ti circondano hanno dei problemi, o sono, ti pe pensi di essere infelici bisogna che tu senti un po' il perché sono infelici. Allora ho scoperto che anche gli altri, per essere felici, hanno tutto il loro concetto, quindi è difficilissimo, allora, ho capito che forse la felicità che io potrei anche trasmettere alle altre persone è la sola vicinanza, c'è cioè, il fatto di, di, di sapere che ci sei. Eh, di sapere, madonna, ho letto un qualcosa che un messaggio che non mi piace, che succede? Magari anche la cavolata, eh, però io devo, devo capire, è più forte di me. Io, questo già io non ho tanto non esistevo i telefonini, ma forse se fossero esistiti i telefonini neanche mi, mi sarei preoccupato. Che, che me frega, eh, io ce l'ho, c'ho eh, la discoteca, che me frega me degli altri. Eh, veramente ero così. Eh? Eh, adesso invece mi preoccupo degli per altri perché sento che sono felice io. E poi, un'altra cosa, adesso, ecco che qui si ripone del banale, eh, recitando ho scoperto che per essere felici devo fare quello che mi piace a me, sembra una cavolata, no? C'è un vocale che scrive dall'acqua calda, no? Perché io ora sto combattendo, perché per esempio a me piace, tanto se si può dire, cantare, mi piace il teatro e mi piace cantare. E visto che mi è sempre piaciuto, sempre, da sempre, sarò stomato, non avrò la gola, la voce, la voce, diciamo uguale a quella della Cristina Bianchetti, no, cioè, no? Però mi piace cantare. E visto che ho trovato un mischero che tutti le settimane fa il karaoke a casa sua e canzoni che vabbè, a me piacciono tanto, anni Ottanta, cioè, sono un po' vecchiotto. Però mi, faccio anche 60, Sessanta, frete buon gusto, mai cantato in vita mia, frete buon gusto, però mi dà felicità di stare in quel momento che faccio una cosa che Marco gli si esprime meglio. Torno a casa e sono veramente contento. Eh, teatro, stessa cosa, il teatro è il momento in cui vivi, in cui ti prepari, in cui sei lì, durante lo spettacolo, prima dello spettacolo è il momento dell'infelicità assoluta, perché sei tutto poi fai la tua esibizione e quando mentre lo fai, sembra ragazzi un paradosso, ma io invito chi vuole fare teatro lo, fa, lo sente, ti senti una felicità addosso che poi la gente non c'è più davanti. E quando l'hai fatto, che sei studiato, fradicio, l'altro, mi capito diverse volte di essere compresa la pantera rosa, che vite me la rifaccia finché muoio, ma ero talmente soddisfatto di averla fatta, che quando sono... Poi anche se mi dicevano che eh, Marchino si è fatto poca cacà, ma io ero felice lo stesso, sapete perché? Perché io ci sono... ero lì, in quel pezzo lì, e ci volevo essere lì. Io ci volevo essere lì. Quindi invito tutti voi a riflettere una cosa che magari non si fa, però a me piace tantissimo fare un qualcosa, perché non lo posso fare? Chi è che lo meno vieta? Eh, L'etichetta? Perché magari non, a 56 anni a te non si può fare? No. Il fare, ovviamente, del rispetto delle persone, no? il fare del male. quello che mi pare e quello che mi sento di più, ti fa trovare come se fosse un ragazzo prima e non eri più preoccupato. Ora, te lo voglio proporre l'ansia che io mi sta, non mi sta ammazzando. Allora, si è un po' mitigata l'ansia. Perché voglio fare quello che voglio fare. E prima invece mi facevo le segrementali da me, perché dicevo sempre: no, ma non sarà, non sarà caso, e invece adesso ogni occasione è buona. Ogni occasione è buona. Nel buddismo, poi lascio, nel buddismo preciso preciso, visto che mi ha insegnato il maestro Echeda che bisogna, o comunque dai soni che bisogna comunque essere pensare agli altri, io credo. Che se tu sei così, se tu vai a, a sentire se è felice l'altro, o oh, sei vicino, la felicità te la dà tutta questa cosa qui, anche una piccola azione, qui lo dice, perché io sono anche, eh, ho preso un piccolo appunto, non un piccolo appunto, ho trovato sul buddismo società, di un'esperienza di una donna che dice giustamente che Ogni azione, anche piccola, che faccio per assumermi questa responsabilità, cioè di essere felice, è una vittoria sulla mia oscurità che dilata il mio stato vitale. Intuisco che aprire la vita, cioè il famoso mio espressione suggestiva, ma, per, ma per sempre per me è un po' misteriosa, perché sempre un po' misteriosa, eh? perché non sa mai dove si va a parare. Deve avere a che fare con questo assumersi la responsabilità in prima persona fino in fondo e di tutto. Quindi questo vuol dire, in conclusione, che quando si pra pratica il buddismo non è solo perché nella, sulla carta bisogna essere felici per essere gli altri. Io me ne accorgo quando si va a praticare, si va a recitare, quando mi sento che una persona mi dice grazie perché hai, hai pensato a me in un momento così. Magari, guarda, non è, non è successo niente, però grazie per questa vicinanza. Veo, ragazzi, lo garantisco quell'attimo lì come diceva anche Sandra c'è cioè quell'attimo preciso è no? puoi... a me, me quell'attimo lì oppure la cosa che mi piace fare a me e che tanto so che non mi non avrò mai rimpianti perché avere rimpianti vuol dire è il contrario della felicità il rimpianto dice io perché quando arrivo a 75 anni non ci avrò neanche un dente sarò mezzo morto non ho fatto quello che volevo fare fino al fondo esce da ancora, co ancora cose che devo fare ma non, non farò mai però il fatto di eh, fare quello che mi piace veramente passione lo voglio e lo devo fare per me perché questo posso traspondere anche agli altri non puoi te presentarti con un sorriso falso davanti a una persona che è infelice perché lo vede subito lo capta subito e non puoi neanche fare il felice così baldanzoso, una persona infelice perché lo sente subito anche lì. È una cosa che si trasmette anche la sola vicinanza, anche la sola presenza perché la persona lo sente e qui è a tua responsabilità di sentire di essere felice perché le, dice bene. Maurizio, le felicità se puoi star male, poi il bambino che ti viene sgridato sta male lì per lì, può essere felice perché poi avrà un'educazione. Ma in quel momento non lo sappiamo. Ecco, adesso che noi siamo più grandi, possiamo rendere felici e infelici le persone. Cerchiamo di rendere felici se noi siamo felici perché vogliamo fare quello che ci piace a noi e quello che soprattutto esprimiamo meglio, senza eh, rimpianti. Facciamo questo. Davanti al Gonzon, apriamoci in quel senso lì. L'egoismo. Che non fa parte di questo buddismo, è che ce lo facciamo tutto noi quando di noi stessi siamo egoisti, di noi stessi, non solo degli altri, di noi stessi. Noi ci autolimitiamo. Siete stati tutti molto, molto interessanti. L'argomento non è semplice. Boh, ci, ci riflettevo mentre stavate parlando perché avete detto delle cose tutte molto belle, tutte molto giuste. Molto profonde, e veramente belle. Eh, io a me è successo, non lo so se era, sarà capitata anche a voi. Quando eh, ti viene chiesto: ma sei felice? Sembra quasi che si alzi le mani. No, aspetta, che vuol dire sono felice? Sono sereno, sto bene, Oh, potrei stare meglio perché sembra quasi che la parola felicità faccia paura e anche se vai a, a cercare il significato proprio il significato puro della parola felicità ma saranno due du righe di cose no perché um, è difficile è difficile come concetto è difficile comprenderlo io penso che la felicità sia una cosa che si sente nella pelle si sente nel nostro essere e sono convinta che la felicità è un attimo, è come quell'attimo di cui parlava Sanda, no? Quell'illuminazione che ti viene mentre stai recitando Daimoku, ecco la felicità è proprio quell'attimo lì, eh, lei lo può trovare nel momento che può, che è lì che sta facendo Daimoku, Uh, si può trovare mentre stiamo facendo una passeggiata um, all'aria aperta nella natura a un certo punto vedi un raggio di sole che attraversa e colpisce un fiore e ti senti cioè sono veramente questione di, di attimi in cui ha sapore veramente questa questa sensazione di come di leggerezza di, uh, di, di, di... Di, di coraggio, di, di positività, non, non lo so come definirla. No? Però ecco, questo concetto per me è sempre stato molto difficile da spiegare concretamente, ma eh, più facile da assaporare eh, nel momento in cui lo sperimenti. E sono convinta che si sperimenti nel qui e ora, cioè nel presente. Eh, perché tanto è passato, eh, ritornando al discorso di Confu Panda, il passato è passato, il futuro è ad avvenire, il presente è un dono. Quindi l'importanza di essere consapevoli nel momento in cui si è di quella felicità che è veramente fuggevole, che è, ehm, che è un attimo, almeno per quanto mi riguarda, è così. E eh, anche perché non è legata, in quel momento che te la provi la felicità, questa sensazione non è legata a niente di esterno a te, ma è una cosa tua interna che provi per una soddisfazione, per un... anche per un obiettivo raggiunto, no? gli obiettivi. Eh, I desideri, i sogni sono importanti perché sono quelli che ci muovono, che ci fanno fare l'azione, che ci portano a intraprendere il cammino, ma quella sensazione che si prova di felicità è, eh, è fuggevole, va assaporata proprio con la consapevolezza, con lo stare nel qui e ora senza perdersi eh, in altre cose, no? E quindi quell'immagine che ha dato Sandra, secondo me, è proprio, la, se si vuole riportare al, al buddismo tutto questo, è proprio quello, cioè quell'attimo di luce che ti attraversa, quell'attimo di illuminazione che ti attraversa e che ti dà eh, e che ha diversi, diverse caratteristiche, no? che di per lì non te ne rendi conto, per te è una sensazione momentanea, però è attraversata da coraggio, buona fortuna, eh, speranza, resilienza, cioè è pieno di tante cose perché ti danno proprio, ti aprono, mh, come dire, la mente alla soluzione. Poi perseveri, continui e metti in atto le azioni eh, giuste, però in quell'attimo lì è racchiuso proprio tutta una serie di, di, di cose che sono legate proprio alla felicità. E sono sempre più convinta che la felicità non è legata a cose esterne a noi, le cose esterne a noi ci muovono, come ho detto prima, ci danno, eh, ci, ci permettono di iniziare il cammino verso quella che è la felicità. Ma la felicità vera, la felicità assoluta, è quella che si prova veramente eh, non nella mancanza del desiderio, ma proprio nella soddisfazione di quello che io sto vivendo in quel momento lì. È una condizione che non è facilmente descrivibile a parole, ma che si può sperimentare e provare e soprattutto quando eh, ci mh, lasciamo andare a Daimpo, quando ci andiamo, lasciamo andare alla, alla recitazione senza mettersi lì a cercare la soluzione, a vedere eh, come posso fare, o, 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 eh, quale, quale strada devo prendere, proprio. Un attimo, un attimo fuggevole, ma in quell'attimo per me c'è tutto, c'è tutto un insieme di, di cose. Quindi eh, poi se mi chiedi più approfonditamente cos'è la felicità, io a parole non, non la so descrivere. È anche difficile eh, stabilirla come condizione. Eh, Status quo, cioè sempre costante perché siamo più portati a vivere magari una, 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 un, una certa sofferenza che una meravigliosa eh, incertezza. No, perché a volte anche nella, nella felicità c'è quel, quello sbandamento, quell'incertezza che ti toglie un po' le tue zone di comfort e ti lasciano un po' un po' perplesso però eh, è un attimo è un attimo in quell'attimo c'è tutto. Mi, vengono, mi suggerite due immagini posso posso dirle non solo buddiste ma tanto il buddismo è la vita quotidiana la canzone di Lucio Dallar che dice a ah, felicità lo so che passerai, no? Su quale treno viaggerai? Su quale treno della notte viaggerai? Lo so che passerai, ma sempre in fretta, non ti fermi mai. Perché la felicità è, è fuggevole, no? Per richiamare il concetto è, che dicevi te. Al tempo stesso mi viene in mente il film di Harry Potter. Ve la ricordo, non so se l'avete visto, la, la soluzione Felix Felicis che quando uno la assume, e potrebbe essere paragonato all'assunzione della, della, della pozione Felix Felicis alla recitazione del Naimo, è assolutamente convinto di essere fortunato, protetto, un grandeur, cioè una persona che è un, un Dio in terra. Per cui non può che attirare buona fortuna e felicità, no? E quindi cioè, eh, la felicità muove sicuramente. Era un pochino questo il concetto da cui ero partita, che nel, nell'assumersi la responsabilità della nostra felicità e quindi sostenerla, creandosi sempre la scoleranza, è assumere l'identità della persona felice che gode del momento presente e quindi diciamo così eh, allatta nutre perché non si può essere felici da soli questo mai in nessuna, nessuna esistenza perché da soli si fa l'eremita ma insomma mi sembra una vita piuttosto triste e che forse non crea neanche tutto quel valore di cui noi buddisti parliamo Dobbiamo stare in... cioè, dobbiamo, siamo animali sociali che devono stare insieme ed essere felici e realizzare la propria felicità insieme agli altri. Questo lo diciamo tutti i giorni quando no? facciamo gongio e ripetiamo tre volte i tremila regni in un singolo istante di vita, no? Ogni singolo stato di vita è, è mutuato dai dieci mondi. Eh, dalle 10 da, con tutti gli aspetti con tutti i 3.000 regni dell'esistenza quindi la, la, a cosa aneliamo? anneliamo a realizzare eh, 3.000 e 10.000 sì vabbè quello eh, 3.000 sì, ok in un singolo istante di vita maurizio dilla te per bene <ride> Intanto decidiamo anche la responsabilità che vogliamo essere un po' felici, dai. Eh beh. No, cioè, noi non pratichiamo esclusivamente per risolvere problemi, ma pratichiamo per essere felici, che è un'altra cosa. Non è solamente non avere problemi, essere felici. Pensiamoci, riflettiamoci, sentiamolo sai che diceva sempre anzi che sei sempre il mio dottore il mio medico di famiglia si chiama Sade ti dice io cura non, io non curo le malattie, curo le persone quindi la felicità per dire che non è che si, il dottore cura solo una cosa fe, noi dobbiamo curarsi della felicità per come siamo fatti noi e, e non si deve solo dare un aspetto solo alla felicità ma dice bene Carla, talmente vasta sta cosa come si fa a comprendere tutto la felicità è semplicemente una cosa talmente soggettiva che però si esprime bene quando si, si prova ci basta poco, si esprime bene quando si prova e direttamente di, di, faccio fare felice anche gli altri perché un sorriso è già una felicità che fai anche muovere gli altri buonanotte a tutti buonanotte. ciao ciao buonanotte ciao, ciao buonanotte